Buonasera, buonasera. Sì, no, lo so che il Don c'entra tanto in quella situazione. Lo disse già la scorsa volta quando praticamente ci furono i controlli, ti ricordi? E all'epoca ci disse che lui aveva delle forti azioni investite, quindi sappiamo di questo. Vabbè, voglio dire, alla fine anche uno stupido capirebbe, uno che alloggia lì evidentemente c'è un motivo, insomma, diciamo che fa da padrone, va bene. Detto questo, niente, volevo capire un po' queste fasce che ti hanno messo un po' sulle braccia. Forse sono piene di unguente, credo, no? Per assorbire un po' il dolore che sta provocando questa chemio, insomma. Cioè, ci sta massacrando praticamente. Vabbè, dai, l'importante è che alla fine abbiamo dei benefici e sicuramente li avremo, insomma. Niente, cuore mio, oggi è già martedì, domani è già mercoledì, quindi considera mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, un altro e quattro qua. Dobbiamo sforzarci un altro po'. Speriamo che la febbre inizi a scendere, che si mantenga, insomma, in una temperatura che possiamo farla e così la terminiamo, cuore, la terminiamo. Ce la dobbiamo fare, dai. Perché una volta tolto questo, poi ci dedicheremo solo a riprenderci immediatamente. Se hai fame, mangia tu, quando hai voglia, mangia, cuore, non ti preoccupare, ci mancherebbe, anzi. Tu lo sai che mi fai felice quando mi dici ho fame, ho fame, ho fame. Va bene? Devo salire su, stasera Giuseppe dorme qua, cuore mio. E ecco perché non sono venuto. Vediamo domani qual è la situazione, ma io credo che domani riusciamo a fare un salto. Ma vediamo un po'. Va bene? Ma io credo più di sì che di no. Tanto stasera c'hai la zizzona che... Sì, lo so che non è la stessa cosa, ci mancherebbe, però diciamo che ti fa compagnia. Vediamo. Ti leggo qualche stato. L'educazione è come una camicia bianca, non passa mai di moda. Vediamo la ciccia. Tutto ha un sapore migliore quando c'è qualcuno che mangia con te. È vero, quindi presto mangeremo insieme, muoviti. Essere felici non vuol dire avere tutto, vuol dire che le cose che hai sono più importanti di quelle che vorresti avere. Il senso della vita è quello di trovare il vostro dono, lo scopo della vita è quello di regalarlo. Il pazzo. Sono fatto così, pazzo per scelta, ribelle per natura. È stronzo perché la vita mi ha insegnato che subire è una mancanza di rispetto verso me stesso. Che terribile condanna l'intuito. E basta, ora non c'è nient'altro. Va bene, dai, ok. Allora, cuore mio, mi raccomando, teniamo duro e considera che domani è un altro giorno, quindi domani quando finiremo diremo mancano 3 giorni, quindi siamo agli sgoccioli. Chi è? Hai capito chi è? Ma viene la frufru. La frufru. Allora, ho finito. Allora, cuore
Corinne, mi raccomando, 4 giorni. Se togliamo già quello di domani, diventano 3 e abbiamo finito. Ma boh, fammi sapere un po' di notizie. Chiama la Frufru che mo se ne sta andando, ok? E fammi sapere un po' di tutto. Non so, porta delle melicotogne, forse deve fare la marmellata. Se stava, se potevamo entrare, la portavamo. Non so se vi piace. Ciao. Un bacio, un cuore, un abbraccio, un saluto da Ciao. Frufru.